Come arriva la squadra a questo esordio nel 2020? Se si aspetta una sfida più o meno stile di Genoa, con una squadra che arriverà a fare le barricate, in questo senso le chiedo quanto potrebbe essere importante sbloccarla subito, una partita del genere. Grazie. La squadra sta bene, ha lavorato molto bene in questi giorni, soprattutto dal 3 in poi. Ci aspettiamo una gara difficile perché poi non giochiamo da tempo, così come tutte le altre squadre. Ci aspettiamo una squadra battagliera che verrà a giocarsi la partita. Certamente sarebbe importante sbloccarla, ma ripeto, sono gare insidiose, soprattutto perché poi le gare di ritorno sono sempre gare diverse da quelle del giro di andata, dove ognuno cercherà di ottimizzare, i punti sono pesanti. D'altro canto noi vogliamo partire bene, ci teniamo a partire bene e sarà una partita dura contro una squadra che cercherà di complicarci la vita, ma la squadra mi dà fiducia. Mister, ben ritrovato, grazie. Buon anno, inevitabile parlare anche dei primissimi movimenti, insomma, di mercato, sostanzialmente quasi tutti in uscita. È soddisfatto dei primi movimenti, insomma, ha lavorato meglio su un gruppo più ristretto, questo era un po' anche una sua volontà. Sì, in assoluto, insomma, poi sappiamo che il mercato è sempre particolare, non è ancora di più il mercato di gennaio, anche perché ci sono le esigenze dei calciatori, poi ci sono le esigenze della società, le esigenze dell'allenatore, ci sono magari problematiche che vanno al di là di ogni discorso tecnico e tattico, però la società sta lavorando bene, c'è piena sintonia e quindi ci sono ancora 20 e passa giorni di mercato e sicuramente riusciremo a fare un buon mercato. Mister, il mercato che in questo periodo è iniziato in maniera strana, il mercato sono tante uscite, alcuni movimenti di contorno fra operazioni già ufficiali e altre non. Due uscite importanti che sono quelle di Nicastro e Favalli, che non sono stati ancora rimpiazzati. Sapevamo, perché l'avete detto più volte, che il club si sarebbe comportato in questo modo, prima l'uscita e poi l'entrata, però almeno adesso non rischiano di togliere, di ridurre il potenziale della squadra, perché poi Nicastro e Favalli erano titolari a tutti gli effetti o quasi, quindi insomma, non essendo stati rimpiazzati potrebbe esserci qualche problema in più. Ma Nicastro e Favalli rientrano in quel discorso che ho detto prima, no? Di alcune situazioni di mercato che poi esulano da un discorso tecnico e tattico. Nicastro aveva bisogno di trovare una tranquillità diversa, Favalli era scadenza di contratto. Certamente erano due giocatori titolari che avevano sempre fatto parte dall'inizio, o se non dall'inizio erano comunque pedine importanti, però rientra in quello che è il mercato. In questo momento siamo certamente in inferiorità su questi due calciatori, però ripeto, fa parte di questo calciomercato. Dobbiamo essere bravi a tenere botta e ad aspettare poi i prossimi giorni per cercare di mettere dentro qualche calciatore che fa il caso nostro. Insomma, prendere per prendere non ha senso, abbiamo le idee chiare su quello che c'è da fare, su quello che ci sarà da fare. È importante che la squadra sia serena, che lavori bene, che si cerchi di costruire una squadra per questi 6 mesi e costruirla poi per il futuro. Altra questione sempre legata al mercato è al fattore serenità, no? Alcuni giocatori sono dall'inizio, da 2-3 settimane, forse anche un mese, al centro di voci di mercato in uscita. Mi riferisco a Maica, di recente si è aggiunto pure Signorini. Questo non rischia anche di incidere sulle loro prestazioni? Potrebbe anche rischiare di incidere, insomma. Sì, ma i calciatori sono maturi, quindi sanno che il mercato interessa tutti. Chi magari è certo di restare, o era certo di restare, vedi Favalli di Castro, così non è stato. Quindi sono giocatori che sono richiesti, qualcuno è richiesto, ma sono situazioni che poi devono andarsi a sposare con quella che è l'idea della società, quella che è la mia idea.
in particolare su Maita, mi è stata fatta una domanda la settimana scorsa se l'arrivo di Greco eventualmente avesse spostato gli equilibri su Maita, e ho risposto assolutamente no. Sapevamo che Riso avrebbe avuto piacere di trovare il maggior spazio, Maita è un giocatore importante come lo sono tutti quelli che in questo momento sono qua, però ripeto, in futuro poi potrà succedere che magari qualche calciatore possa andare via o che possa rimanere. È importante, e lo dicevo alla squadra qualche giorno fa, che si resti con la testa come hanno fatto in questi giorni e si resti concentrato su quello che è il momento. Senti mister, in attesa degli innesti di mercato, per domani ho già le idee chiare sul modulo di gioco? Ma io ho sempre detto che il modulo di gioco lascia il tempo che trova, è importante il lavoro settimanale, è importante riportare in campo quello che si fa durante la settimana, sono importanti i principi, è fondamentale l'equilibrio, quindi il sistema di gioco per me è secondario. Senta mister, che girone di ritorno si aspetta complessivamente? Insomma, i valori resteranno questi, la classifica insomma è più o meno questa, o si attende insomma qualche sorpresa anche considerando il mercato che fanno le varie società? Alcuni valori saranno sicuramente cambiati, perché ognuno cercherà di migliorare quello che è migliorabile, ma a me interessa guardare in casa nostra, insomma, ripeto, abbiamo le idee chiare, io le ho avute dal primo giorno che sono arrivato, quando parlavo di costruire, e quindi la società secondo me sta operando molto bene. È chiaro che se fosse arrivato qualcuno saremmo stati tutti più contenti, ma chi viene a Catanzaro deve venire convinto ed essere certo della scelta che fa, perché vogliamo giocatori che sposino in pieno la causa, che siano convinti di venire in una piazza importante che magari in questo momento è un po' in difficoltà, ma che deve assolutamente ricompattarsi e ritrovarsi per far sì di fare un girone di ritorno importante. Mister, sta appena squalificato, caso di caratteristica sarebbe il sostituto naturale a testa. In teoria ci sarebbe anche Baieie, che non abbiamo mai visto giocare, ma che dovrebbe rimanere e non andare via in prestito. All'inizio si era detto un gran bene di questo ragazzo, aveva qualche difficoltà con la lingua, poi è un po' scomparso anche, non dico dai radar perché non l'abbiamo mai visto, però anche con le convocazioni si è visto poco anche in panchina. La riduzione dell'organico, la squalifica di Statella, anche qualche problemino a sinistra dovuto a Favalli, potrebbe dargli una chance. È l'unico dubbio che mi porto domani, o Casoli o Baieie. Baieie è un ragazzo che secondo me ha qualità, è normale che purtroppo, ahimè, mi sono trovato a lavorare con partite che abbiamo giocato la domenica, poi il mercoledì, quindi di tempo per lavorare nello specifico ne abbiamo avuto poco. Abbiamo avuto possibilità, come dicevo poc'anzi, di lavorare bene, soprattutto in questi 10 giorni, e di vedere il ragazzo e poterci lavorare in maniera più approfondita. Quindi il ragazzo è cresciuto, lo stiamo monitorando sempre di più, ha qualità secondo me, è normale che mi avrebbe fatto piacere vederlo in una partita ufficiale, ma questo non è stato possibile, e domani si troverà il posto con caso, perché lui è l'unico che mi porto nella partita di domani. Di piazza, contessa al CB, ci sono giocatori che potrebbero interessare? I calciatori che ci potrebbero interessare sono tanti, e ripeto, però è fondamentale che loro siano convinti della scelta che fanno, siano convinti che bisogna fare un girone di ritorno importante, però certamente cerchiamo calciatori importanti.